Ok, che cosa gli devi dire per messaggio? Oh, it's the message day, it's the messages, the messages, ok? Sempre messaggi, messaggi, always texting. Tanto stiamo diventando una cultura messaggiante, messaggistica, no? Always the fucking text, you know? Sempre lì, parliamo per messaggio, andiamo sul messaggio, il messaggio, il messaggio. A voi interessa il messaggio, no? A voi interessa che cosa gli devo scrivere? Cosa gli devo mandare? Cosa gli devo dire? That's what you care about, vero? Cosa gli puoi dire per farlo innamorare? Così che ti chieda di fidanzarti? Fuck. Stronzate. Stronzate su stronzate. Però lo vediamo insieme. Vediamo il messaggio che gli puoi mandare per farlo innamorare. E non è tanto farlo innamorare, ma categorizzarti. Allora, prima di tutto devi cogliere bene i tempi. Allora, da quanto tempo vi state frequentando? Come è andata la situazione? Perché lo sapete che io metto sempre una regola più o meno su quanto deve essere passato da quando vi state frequentando, ok? Allora, fammi bere un po' di caffè. Ci sono delle regole che devi rispettare, you know? Delle regole ovviamente dove non è che gli dici questa cosa immediatamente, non è che gliela dici subito. Ah, ci siamo appena conosciuti, già gli dico questo messaggio, glielo mando, che poi non è un messaggio, magari no, è una cosa che puoi dire anche a voce. Si tratta di mettere il deal breaker, il famoso deal breaker. Parlavo del deal breaker su molti video l'anno scorso circa, molti di voi l'hanno visto, molti di voi già sanno di che cosa sto parlando, a cosa mi sto riferendo. Il deal breaker è lo spacca affari, cioè il momento in cui arriva che tu definisci che cosa vuoi. Ah, io voglio una relazione, mi sono rotta il cazzo, cioè questa è l'idea. Ovviamente mandarti questo messaggio, dirti questa cosa, ti aiuta a farle leva sulla sensazione di perdita. E indovinate un po' chi ha fatto questa cosa con me. My ex fiancé did it with me, la mia ex fidanzata lo ha fatto con il sottoscritto. Eccomi qua, Yazzi, bingo, ho vinto io. Sono io, sono io. La mia ex fidanzata mi ha detto questa cosa, ha usato questo messaggio con me e indovinate un po' se è la mia ex fidanzata è perché siamo stati insieme dopo che me lo ha detto. She closed the shit out of me. Mi ha chiuso completamente, è riuscita a chiudermi. She got me. Ok, brava. Lei, quella prima no, quella prima ancora no, e un'altra ragazza sì, ok? Quindi queste ragazze hanno alcune, due ragazze su quattro delle ultime, mi ricordo, adesso non mi ricordo tutte, però no, non tutte hanno usato. Però queste ragazze hanno usato questa cosa con me. Super work, super funziona, se vedi che c'è affinità. È chiaro che però lei non l'ha fatto subito. Cioè, non è che l'ha fatto dopo 2 mesi, l'ha fatto tra il 3 e il 6 mese, che più o meno è quando ovviamente le cose poi si devono definire in modo molto molto semplice, ok? Allora, questo messaggio fa leva sul fatto che una volta che lo dici è potenzialmente perdita, cioè una volta che lo dici si finisce che potrebbe perderti, quindi lui comprende che potrebbe non essere più la persona che ti ritroverai a fianco, ed è possibile che una volta che dici questo messaggio la relazione finisca. La relazione finisca perché? Perché il messaggio è un deal breaker, è uno spacca affari, come ti ho detto, no? Quindi lui percepirà di poterti perdere. Ora, inoltre, questa frase, adesso mi attivo il messaggio, sto a fare tutti i preamboli perché così rimani fino alla fine del video, lurido, laido, laida, perché la mia ex ragazza, diciamo, quando l'ha detto ha creato anche competizione, perché lo stile è quello di far pensare a lui o farti pensare che stia frequentando qualcun altro, quindi che si stia rapportando con un altro uomo, con un'altra donna, bisessuale, non lo so, chi se ne frega. E ovviamente dopo che cosa fa? Sparisce, cioè va in no contact. Dopo che tu gli mandi questo messaggio, va in no contact, ok? Molto semplice, mi segui? Lo vedi lo schiocco di dita, che va in no contact. No fucking contact, no contact. Senti? No contact. Quando faccio così, lo devi pensare al no contact, esatto. È il no contact.
No contatto. Dopo che tu mandi questo messaggio, è finita. Cioè, l'errore più grosso che fanno i miei clienti è questo. Faccio così, no contact, dico ok, brava, hai mandato il messaggio, hai detto quello che ti stavo per dire in questo video. E poi, però, che cosa hai fatto? Non hai fatto questo, non hai fatto il no contact, ma invece sei andata indietro sui tuoi passi, sei tornata indietro. You went back on your steps. Ma perché? Perché l'hai fatto? Perché non eri in grado di sostenere l'allontanamento, non sei in grado di sostenere la perdita, non sei in grado di soffrire come una cagna. E allora, se non sei in grado di soffrire, questo messaggio non lo devi mandare. Se non sei in grado di soffrire, questa cosa non la devi fare, non devi mettere il deal breaker, non devi impostare lo spaccaffari, non devi impostare le due richieste. Se non sei in grado di soffrire, se non sei in grado di mantenere la sofferenza, di mantenere una linea singola, una linea unica, perché la linea che ti sto suggerendo è la linea che funziona e che, se rispettata, ti porterà a farlo avvicinare. Allora, mi sono scritto qua il messaggio. Adesso te lo leggo, però tu, shh, keep it quiet. Il messaggio è questo: mi piaci molto, ma ho intenzione di avere una relazione sentimentale e non ti vedo per questo adesso. Preferisco guardare altrove e frequentare qualcun altro, se tu non cambi idea. Una volta che fai questo, ti levi il peso da qua sotto, te lo levi e te ne vai in no contact. Ok? Ogni volta che faccio questo è no contact. No contact, no contact, no contact, no contact. Finché non torna lui. Una volta che gli hai mandato questo messaggio, eventualmente lui ti riscriverà. Se ti riscrive perché tu presumi che abbia cambiato idea, devo presumere che tu abbia cambiato idea, mi fa molto piacere che mi abbia riscritto, ci vogliamo vedere davanti qualcosa da mangiare, magari ci prendiamo qualcosa da bere. Molto semplice, molto semplice. E seguentemente, se ti dice no, ci ho pensato, sai, non sono sicuro, voglio continuare a frequentarti così, in modo semplice, easy, senza troppe articolazioni, non ha accettato la tua proposta. Se non ha accettato la tua proposta, indovina un po', bella ragazza, dovrai per forza tirarti indietro e continuare sulla tua linea, perché se tu accetti la sua proposta e non proposta, cioè se tu accetti la situazione, la condizione dove lui ottiene, torni indietro nei suoi panni. Tu torni indietro. Cioè, se tu torni indietro dopo che mandi questo messaggio, sei finita. Sei una donna finita. Quindi non devi tornare indietro. Devi sapere che una volta che dici questa cosa, a meno che non porti. Allora, ci sono due opzioni: o fai questo per chiudere una relazione, o aspetti che sia lui a richiedertelo. E non fai mai, 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 mai accenni. Zero pressioni. Ci sono due parti. Questa è un'altra metodologia che ti sto facendo vedere, per risparmiare tempo a 3 mesi. A 3 mesi, 2 mesi e mezzo, risparmiare tempo. Ok? Se vuoi farla, però non devi più tornare indietro. Mai più. Ah, ma tu vai di fretta, tu vuoi le cose di fretta, eccetera. No, 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 è una stronzata. Noi lo diciamo perché vogliamo prendere tempo e scopare ancora. Non perché tu vuoi davvero prendere fretta. Non per quello. Lo vedi? Lo vedi com'è semplice? Però tu ti illudi. Ah, no, ma sì, anche lui ha bisogno di tempo. Che vuol dire? No contact, stronzate. Non ha bisogno di tempo, ha bisogno di fottere in giro, which is totally different. È completamente diverso. Non ha bisogno di tempo, ha bisogno di temporeggiare. E tu non lo capisci. Ti sei illusa, sei una povera, povera, povera illusa. Se pensi questo. Ma se mi segui, se ti iscrivi al canale, se sei stato in call con me, se hai comprato i miei libri, non sei una povera illusa. Perché conosci la mentalità maschile, perché a me non so per quale cazzo di motivo nella mia vita mi è venuto in mente di rivelare a tutte i nostri trucchi. E rivelare la mentalità maschile. I don't know why, ma this is just fun. È semplicemente divertente, perché a me piace mettervi in guardia, mi piace mettere in guardia le persone. Mi piace fare questo. E contro, cioè, io è come se adesso mi sto praticamente dando le martellate sul cazzo dicendovi queste cose. Teoricamente io sto perdendo, cioè, le persone che frequento eventualmente
Sanno le mie carte, conoscono le mie strategie, sono completamente esposto. I'm exposed, sono fuori. Non lo so perché, ma è gustoso farlo, no? Sicuramente c'è del sadomasochismo o del masochismo proprio basilare nell'esecuzione di quello che faccio, in questa cosa che faccio, in questo mio progetto. È piacevole. È piacevole sentire poi che ci sono delle donne che arrivano e ti dicono: oh, comunque grazie ai tuoi consigli adesso ho un cane. I got a dog. Ok, adesso grazie a te ho un cane. E per un cane si intende che il suo uomo l'ha messo al guinzaglio. Ovviamente le donne proveranno a mettere al guinzaglio anche me, ma sarà molto difficile. Provaci, vieni, ti sfido. Ma sono carte scoperte, potreste farlo tranquillamente anche con me. Anch'io rispondo a questi stimoli. Anche se ne sono cosciente. Iscriviti al canale, io me ne vado. Ciao.